Posso dire che il nuovissimo bundle FNCS è il più bello che abbia visto fino ad ora? Due skin, un emote, un piccone, una vrappozza, una scia, una lobby music ed un badge. Non so che cosa sia, potrebbe essere uno spray, ma comunque raga, uscirà a brevissimo nel negozio oggetti. Adesso vi dirò anche quando e ci sono degli item da riscattare gratuitamente. Scopriamo come e dove. Bello ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino. Prima di cominciare con tutte le info riguardanti l'FNCS, una cosetta che riguarda queste card dei V-Bucks. Chi ha seguito il video precedente si sarà sicuramente accorto che a fine video ne abbiamo grattata una assieme e quindi ho regalato il codice ad uno di voi. Adesso, la cosa mi fa davvero piacere, però purtroppo riesco a soddisfare una sola persona che guarda i miei video e la cosa mi dispiace davvero tantissimo. Altra cosa molto importante, non vorrei che tutto ciò finisse come un tempo, quando facevo un sacco di regali sia in live ma anche nei video, ovvero ragazzi una sorta di caccia al tesoro, ecco, non voglio che i video diventino così. Nel senso, preferisco che il video venga guardato per il suo contenuto anziché perché sto regalando qualcosa a voi. Quindi sì, per oggi regalerò un altro codice, ragazzi. Chissà dove lo andrò a nascondere, però raga, gli altri magari li regaleremo in live. Quindi sì, i giveaway continueranno. Ho un sacco di card da regalare. Basterà solamente iscriversi al canale. Dai che manco sto milione raggiungiamo, raga. Poi ovviamente se avete altre idee su come possiamo fare questi regali anche nei video mattutini, fatemelo sapere qua sotto tra i commenti. Ebbene sì, skin Kira e skin infinito all'interno del nuovo bundle FNCS. È la prima volta che vedo due skin, ragazzi miei, che trattano lo stesso argomento e quindi per andare ad hypare questo evento che si terrà il 13, 14 e 15 ottobre. Ci sarà un vero e proprio evento dal vivo a Copenaghen in Danimarca e sì, i vincitori si porteranno a casa ben 4 milioni. Guardiamo assieme questo teaser dell'FNCS e via ragazzi. Ok. Ah, il boost della battaglia è cambiato? Dovrebbe essere cambiato in game, credo. Ma l'emote è nuova, lol. Forza, credo. Scusate raga, scusate. Vai con il cover. Spero che non sia coverettato. Mannaggia loro. Madò, gli sweaty sweaty, ragazzi miei. Non lo so, non lo so, vabbè, francese, bellissimo. Il rework su queste nuove skin, le conosciamo, mi sembra ben fatto, alla fine hanno cambiato solamente i colori e qualche collegamento all'FNCS stesso, però, raga, non riesco a guardare Infinity in questa maniera, cioè io Infinity me lo so sempre immaginato e l'ho sempre visto accanto alla skin sogno, quindi non ne ho idea, dovrei vederlo in gioco. Come già detto, tale competizione si terrà venerdì 13 ottobre, sabato 14 ottobre e domenica 15 ottobre. Potremmo assistere a tutto ciò anche tramite un'isola davvero caruccia, direttamente su Fortnite, ovvero la Landa delle Leggende, accessibile a chiunque tramite questo code oppure il sito ufficiale di Epic Games che andrà a streamare tutto ciò. Quando, ragazzi miei, giorno 1 e quindi venerdì 13 ottobre alle ore 16. Il secondo giorno, ovvero sabato 14 ottobre, sempre alle ore 16. Terzo e ultimo giorno, domenica 15 ottobre, sempre alle ore 16. Perché vi sto comunicando questi orari? Perché, ragazzi miei, guardando tale trasmissione, quindi guardando il torneo online, potremo ricevere questi premi, ovvero uno spray, un emoji, una schermata di caricamento ed anche un backpack. Ragazzi, uno zainetto targato FNCS. Udite, udite, perché questa cosa è molto importante. Attenzione, guardate almeno per 30 minuti il giorno 1 nella Landa delle Leggende o su competitive.fortnite.com
per ottenere l'emoticon sempre più in alto, e quindi quella con la coppetta. La stessa identica cosa varrà anche per il secondo giorno, quindi guardate almeno per 30 minuti sempre alla stessa identica trasmissione per ottenere spray vittoria infinita. Terzo giorno, altri 30 minuti nella land delle leggende oppure sul sito di Fortnite.com per ottenere la schermata di caricamento campioni cromatici. Giunti a questo punto è come se avessimo riscattato ben 3 oggetti. Ma il backpack come lo si riceve? Guardando un'ora di stream, quindi di questa trasmissione, di questo torneo, sempre domenica, ovvero l'ultimo giorno. Potete guardarlo sempre tramite la land delle leggende isola oppure su competitivefortnite.com. Ragazzi, la stessa identica cosa. Inoltre il sito dice che questi oggetti non potranno più essere riscattati con i drop di Fortnite dopo il termine della trasmissione del campionato globale FNCS 2023 il 15 ottobre, ma potrebbero diventare disponibili nel negozio oggetti di Fortnite in seguito. Ci sarà anche una cap dedicata al bundle in generale invece dell'FNCS. E quest'ultima si terrà invece il 7 ottobre. Possono partecipare tutti coloro che stanno guardando tale video. Ragazzi, potete partecipare tutti quanti. Gli item che vi ho mostrato invece ad inizio video tramite questa schermata qua giù arriveranno nel negozio oggetti il 10 ottobre alle ore 2 di notte. Come promesso, card V-Bucks alla mano e andiamo a riscattare. Ragazzi miei, il copri obiettivo è qui. Si va con voi, eh? Con voi. Oddio, eccolo qui. Ci siamo. Ragazzi, comunque il codice non è cambiato, nel senso sono rimasti sempre così. Le cifre sono identiche. Aspettate che forse non si vede la Z. È una Z? Sì, è una Z. La prima lettera è una Z. Eccovelo qui. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti chi riesce a riscattarlo. Meno di 20 secondi al refresh del negozio oggetti. Ragazzi miei, noi invece andiamo ad aggiornare il codice Martex e la tienda The Fortnite direttamente laggiù sulla voce supporta un creatore. Oggi aspettiamo assieme la nuovissima sezione Fortnitemares, ovvero per noi italiani Fortnite l'incubo. Esatto, dovremmo riceverne una proprio qui di fronte ai nostri occhi in questo esatto momento. Refresciati negozio oggetti. Allora, ci siamo. In evidenza, stop. Bundle mai più con i corvari. Ok, andiamo su, andiamo giù. Vabbè, andiamo giù, vediamo un pochettino che cosa hanno droppato. Sessione giornaliera. Il grid. Il grid, ragazzi. Oddio, me l'avete scritto ieri nei commenti. Non ci posso credere. Non ci posso credere, raga. Adesso sì, adesso possiamo sfoggiarlo fuori scuola così, non appena suona la campanella. Continuiamo, vediamo qua giù, negozio d'autunno, celebriamo le donne. Ok, e quindi non rimane altro che... Aspetta. Bandolozzo interessante da 2800 V-Bucks. Questo ci piace, ragazzi miei. 3 skin notes, il Fortnitemares comincia ufficialmente oggi. Quindi andiamo su, torna all'inizio. Fortnite l'incubo. Che cosa? Ma scusate, ricordo, ma che cosa sto vedendo? Ma state scherzando? No, manca qualcosina, dai. È una presa in giro, è seriamente una presa in giro, dai ragazzi. Ma mi mettono la sessione Fortnite l'incubo neppure aggiungendo un singolo item. Non dico nuovo, perché non mi aspettavo un Mida chissà quale. Però le stesse identiche skin che avevamo ieri nello shop, cambiando però la sezione. Vabbè, io spero che tale video sia stato di vostro gradimento. Noi ci becchiamo più tardi alle 14 con lo shorts giornaliero qui su YouTube oppure su TikTok. Non mancate, e ovviamente con le live extra sul canale Viola. Primo link in descrizione. A prestissimo, belli miei. Un salutone da Vardex. E come al solito, un bel... See ya, brothers!